Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle, bentornati sul mio canale, benvenuti se siete nuovi. Questa è la mia stanza, io sono la Nera Luna. C'è stato di nuovo il mercatino di beneficenza, ve ne avevo già parlato in un altro video che vi lascio qua sopra, così avete tutte le informazioni. Ed anche stavolta ovviamente sono andata ed ho trovato varie cose perfette per il nostro stile che adesso vi mostrerò. Partendo dalla cosa più semplice, dal punto di vista diciamo stilistico, ho trovato questo abito oversize in questo tessuto che è molto molto soffice e leggero, sembra un buon tessuto, che voglio abbinare con questa cinta stupenda che di tutti i capi onestamente è la cosa che mi piace di più e che è costata relativamente di più, ma parliamo di cifre comunque piccolissime. Il secondo pezzo è un abito lungo in tessuto sintetico con questo spacco e con questa rouge e questo taglio monospalla. Penso di usarlo con un'altra gonna sotto perché, come sapete già, credo, non amo portare le gambe di fuori quando ho i vestiti, diciamo, lunghi, quindi non mi piacciono tanto gli spacchi sul davanti. Gli ultimi due pezzi sono due magliette, una è questa semplice a maniche lunghe con questa apertura tutta stringata lungo tutte le braccia. È tutto quanto un po' più grande rispetto alla mia taglia perché sono delle XL, delle XXL, però per fortuna sono molto piccole e quindi secondo me si possono tranquillamente adattare alla figura indossando appunto una cinta sulla vita come faccio sempre. La seconda, che io considero una maglietta ma che in realtà secondo me è un vestitino corto perché indossato effettivamente comunque copre tutta la parte del bacino, è più particolare, ha queste maniche di velo sintetiche, la corsettatura davanti e questi dettagli metallici sulla parte del collo. Mi piace particolarmente il bordo in basso in pizzo con questa forma a punta. Tutti i capi di abbigliamento costavano 1 euro l'uno, tranne la cinta che mi è venuta 3 euro, mentre i gioielli venivano 50 centesimi l'uno, quindi veramente, veramente poco. In più ho trovato questi due anellini in metallo, è un metallo non ben identificato quindi potrebbero farmi allergia, ma erano molto molto carini quindi ho voluto provare lo stesso. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un like qua sotto, iscrivetevi al canale, spero di vedervi in un prossimo video, un bacione, ciao ciao!